Salve ragazzuoli, allora, come avete visto ATP ha cominciato a portare la sua personale Coppa del Mondo di calcio in sostituzione di quella che l'Italia non giocherà e ha deciso di farlo portando vari giochi di calcio su varie piattaforme e ho visto che fra i giochi di calcio che lui diceva di voler portare non mancava Kickoff. Allora gli ho detto perché non provi a portare anche Kickoff e lui mi ha detto ma io questo è un gioco che non conosco tanto, non sono molto pratico perché con l'Amiga non ci ho mai bazzicato molto. Dopo essermi ripreso dallo shock perché avevo trovato una cosa di gaming di cui ATP non era molto che ATP non conosceva molto, gli ho detto ma sai oltre alle versioni per Amica sono uscite anche altre versioni per altre piattaforme come questa per esempio Kickoff che è uscito per Super Nintendo e lui mi ha detto ma perché non lo porti tu così vedo un attimo com'è, mi fai vedere un attimo com'è e poi decido se portarlo oppure no. Allora io ho preso la palla al balzo e ho deciso di portare Kickoff, però non nella versione classica per Amiga, ma nella versione per Super Nintendo. Allora, faccio un attimo una breve panoramica storica su Kickoff, per chi non fosse pratico, chi è della mia e chi ha avuto l'Amiga in quegli anni sa benissimo di cosa parlo, però volevo fare un attimo un breve riassunto della parentesi storica di Kickoff, la sua rivalità con Sensible Soccer. Una rivalità che non si è spenta nemmeno ai giorni nostri. Allora, Kickoff è un gioco che esce nel 1999 inizialmente per Amiga da RST, poi è stato convertito anche per Amstrad, MS-DOS, Spectrum e NES, distribuito da Anko e sviluppato da questo signore qui, Dino Dini, Dino di nome e Dini di cognome, un programmatore britannico di chiare origini italiane, che aveva realizzato questo gioco con una visuale dall'alto, un gioco estremamente veloce, la meccanica del gioco è estremamente difficile perché in pratica è quasi impossibile controllare la palla, quando noi ci muoviamo controllando il giocatore la palla continua a rotolare nella direzione in cui sta andando e per fargli cambiare direzione dobbiamo essere molto abili per sostanzialmente girare intorno alla palla e dargli dei tocchi nella direzione in cui la vogliamo mandare. È possibile anche stoppare la palla tenendo fuoco premuto e poi lasciandola viene effettuato un passaggio. Il tutto però è fatto in maniera molto molto veloce e il gioco è molto difficile, molto tecnico, difficile da imparare, bisogna farci tantissima pratica e questo l'aveva aveva portato molta gente un po' a snobbarlo perché dicevano vabbè è praticamente ingiocabile, è difficilissimo. Però ai tempi era il gioco di calcio per Amiga, non c'erano storie, era il miglior gioco di calcio che c'era e vennero anche organizzati dei tornei di Kickoff organizzati da qualche rivista, adesso non mi ricordo, The Game Machine, Zap o qualcosa del genere e su questi tornei giravano voci incontrollate e folli come era a quel tempo quando non c'era internet. E girava voce che ti dovevi portare il tuo joystick da casa perché se lo rompevi era tuo e quindi non facevi danni alla rivista e addirittura c'era questa voce di questi due fratelli che erano bravissimi a giocare a Kickoff dei campioni e che venivano a questi tornei con un joystick che si erano autocostruiti. A quei tempi l'autocostruzione di joystick era una cosa che non faceva nessuno e quindi girava questa leggenda di questi due fratelli bravissimi con i loro joystick costruito apposta per giocare a Kickoff che erano praticamente imbattibili. Dopo Kickoff, nel 1990, se non vado errato, l'anno successivo, uscì Player Manager, che era una sorta di combinazione di gioco manageriale e anche gioco arcade come Kickoff, sostanzialmente, in cui però c'era anche la sezione manageriale, ci si poteva creare la squadra, far progredire i giocatori, e quindi è un gioco che ebbe molto molto successo. Lo stesso anno, sempre nel 1990, e sempre da Anko, esce Kickoff 2, che è stessa meccanica di Kickoff, un pochino migliorata, ma ci sono numerose migliorie al gameplay, e soprattutto ci sono le squadre di club, le squadre nazionali, si possono fare tornei, si possono fare la Champions League, la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA, la Coppa del Mondo e quindi fu un grande successo sempre su Amiga e ne vennero fatti un sacco di sequel, data disc, espansioni, insomma
e c'erano quindi giravano un sacco di versioni migliorate ed estese di Kickoff 2. Poi nel 1992, dopo che Dino Dini aveva lasciato la Anko per andare a lavorare per Virgin Games, uscì questo Super Kickoff per Super Nintendo. Infatti il nome di Dino Dini non è presente nei titoli, nei crediti del gioco, che è sostanzialmente una versione un po' rivista di Kickoff 2, se vogliamo. Nel 1992, nello stesso anno, Dino Dini sviluppa un gioco che si chiama Goal, col punto esclamativo, che è il vero sequel di Kickoff 2. Naturalmente non l'ha potuto chiamare Kickoff, Kickoff 3 come voleva lui, perché il copyright del nome apparteneva ancora ad Anko, ed è una versione ancora migliorata di Kickoff 2. Il passo del gioco è stato leggermente rallentato, la visuale è un pochino più lontana, così si può vedere una porzione più grande del gioco, ci sono i passaggi di prima, cose di questo genere. Poi nel 94 finalmente Anko fa uscire Kickoff 3, che però è un gioco completamente diverso, che non ha assolutamente niente a che vedere né con Kickoff 1 né con Kickoff 2, è un gioco assolutamente dimenticabile. Poi uscirono Kickoff 96, 97, 98 per Windows e anche per Amiga, se non vado errato, però sempre giochi piuttosto che possono essere dimenticati. Nel 2002 è uscito Kickoff 2002, che è sempre distribuito da Anko per PC e per Mac. È stato un flop clamoroso, ha venduto circa 5.000 copie. E poi alla fine nel 2015 Dino Dini in persona, la leggenda, decide di riprendere in mano il progetto Kickoff e decide di fare quello che viene chiamato Kickoff Revival, che è uscito nel 2016 per PlayStation 4 e nel 2017 per PlayStation Vita. Anche questo è stato un flop clamoroso, perché Dino Dini si era messo a sviluppare questo gioco da solo, aveva messo su pure un video, un sito che era una specie di blog in cui faceva vedere i vari stadi dello sviluppo che lui faceva da solo in casa. Alla fine è venuto fuori un gioco un po' così arronzato, si vede che la realizzazione è un pochino approssimativa. Sostanzialmente è un gioco fuori tempo massimo. Kickoff era un gran gioco per Amiga. Cercare di riportare la stessa meccanica sulla PlayStation 4 è praticamente impossibile. Uno dei difetti più grandi che chi l'ha provato ha detto è che Kickoff era perfettamente calibrato per essere giocato col joystick. Giocarci con le levette analogiche del pad o della PlayStation 4 o della PlayStation Vita è praticamente impossibile. Ok, andiamo adesso un attimo a parlare della terribile rivalità che c'era fra Kickoff e Sensible Soccer. Questa rivalità è dovuta sostanzialmente a una rivista inglese che faceva recensioni di giochi per Amiga, che si chiamava Amiga Power. Ma andiamo con ordine. Nel 1998 esce Microprose Soccer, che è un gioco di cui ha parlato pure ATP, un gioco uscito sia per Commodore 64 che per Amiga, un gioco con visuale dall'alto, un gioco molto molto bello per il Commodore 64, per Amiga non l'ho mai provato, e infatti ha beccato ottime recensioni all'epoca. Gli sviluppatori di questo gioco in seguito andarono a lavorare per la Sensible Software, e negli anni 90 stavano realizzando quello che poi sarebbe diventato Megalomania, e loro erano degli appassionati giocatori di Kickoff. Passavano tutto il loro tempo libero a giocare con Kickoff perché era un gioco che loro adoravano e pensavano che era molto molto bello. Il fatto che fosse fatto con visuale dall'alto come il loro Microprose Soccer non gli sembrava un problema. Loro dicevano che era un gioco molto molto bello, ma che aveva dei difetti: era troppo veloce, il controllo di palla era troppo difficile, era difficilissimo segnare, e quindi gli è venuto in mente di sviluppare un gioco sempre con una visuale più o meno dall'alto, che però correggesse questi problemi di Kickoff. E nel 1992 se ne escono con il gioco Sensible Soccer, che è stato
una hit clamorosa, un gioco fantastico, che ha ricevuto le recensioni eccezionali su tutte quante le riviste per Amiga, perché effettivamente aveva correggeva, se vogliamo, tutti quanti i difetti di Kickoff. Gli sprite erano piuttosto piccoli, però essendo la visuale dall'alto, non proprio dalla verticale, insomma a volo d'uccello, però abbastanza distante dal campo, si poteva vedere una porzione del campo piuttosto grande, e quindi si potevano programmare meglio le azioni, pianificarle in anticipo. Il passo del gioco era più lento di Kickoff, non si poteva stoppare la palla, però era possibile controllarla in maniera molto più semplice, e si poteva anche controllare la palla dopo che era stata lanciata per dargli l'effetto. Tutte cose che lo resero una hit clamorosa, e ricevette su Amiga Power delle recensioni molto molto lusinghiere. E a quel punto Dino Dini cominciò un attimo a arrabbiarsi, perché lui disse: ah, questi della Sensible mi hanno fregato l'idea, perché hanno fatto un gioco con visuale dall'alto come Kickoff, quando in realtà il primo gioco con visuale dall'alto era stato proprio Microsoft Soccer, che era stato sviluppato dagli stessi sviluppatori di Sensible Soccer. E quindi lui dice, Dino Dini si è un po' cominciato a fare l'idea che ci fosse una sorta di complotto contro di lui, e che Amiga Power dava delle recensioni stratosferiche a Sensible Soccer perché erano amici, gli sviluppatori erano amici dei recensori. Quando nel 1993 esce Goal, viene recensito su Amiga Power e becca solo mi pare un 82%, poi andremo a vedere un attimo le recensioni. Comunque prende molto di meno di quello che aveva preso Sensible Soccer, e Dino Dini si incavola e se la lega al dito e dice: questi mi vogliono boicottare, vogliono Amiga Power ce l'ha con me, vogliono dare delle recensioni pessime ai miei giochi di Kickoff e buone a quelle di Sensible Soccer, perché è tutto quanto un magna magna. In realtà Goal, come dire, assorbe un pochino delle idee di Sensible Soccer. Quindi da Kickoff 2 a Goal, Dino Dini sembra un pochino aver imparato la lezione di Sensible Soccer, esattamente come Sensible Soccer aveva imparato la lezione di Kickoff. Il passo del gioco e la velocità del gioco è rallentata, l'area di gioco si può vedere più grande, il controllo è più facile segnare, tutte cose di questo genere. Poi alla fine nel 1994 esce Sensible World of Soccer, che è il sequel, se vogliamo, la versione migliorata di Sensible Soccer, con tutte quante le squadre, con tutte quante le nazionali, che è stata una hit clamorosa ed è stato un gioco veramente fantastico, che ha sbancato tutto. E da quel momento in poi la gente che giocava a calcio, ai videogiochi di calcio su Amiga, ha abbandonato quasi esclusivamente, a parte lo zoccolo duro, Kickoff, e hanno cominciato tutti quanti a giocare con Sensible World of Soccer, soprattutto perché il gameplay era molto più facile, era più semplice costruire le azioni, e se vogliamo era anche più divertente, perché Kickoff era talmente difficile che diventava un pochino frustrante. Questa polemica è risaltata fuori recentemente, intorno al 2015, quando 2010, insomma, quando Dino Dini ha cominciato a scrivere che aveva idea di rimettersi a programmare e di tirare fuori un sequel di Kickoff, e ha cominciato a postare roba in cui diceva sostanzialmente che quelli di Amiga Power gli avevano sostanzialmente rovinato la carriera, avevano fatto tutta questa carognata ai suoi danni. In realtà, se noi vediamo, questa è una pubblicità di Goal, il terzo gioco di Dino Dini, e voi vedete che giù in basso c'è scritto: Be sensible, buy the best footy games there is, cioè abbiate senno, insomma, non fate sciocchezze, comprate il miglior gioco di calcio che c'è.
E infatti dice Be Sensible, e quindi già era lui che un pochino, come dire, dava la beccatina a quelli di Sensible, della Sensible Software. Come vi dicevo, questa polemica si è un pochino ravvivata quando su diversi forum il signor Dini ha cominciato a scrivere roba contro i recensori di Amiga Power, in particolare di Stuart Campbell, uno che lavorava all'epoca per Amiga Power, adesso che lo faccio il giornalista, lavora per la televisione o qualcosa del genere, che sul suo sito, questo qua, World of Stuart, che sarebbe World of Soccer, no? WOS, ha cominciato a... ha fatto un post in cui ha detto: sono passati 14 anni e ancora continuiamo a scannarci su... quindi probabilmente questo post è del 2008 o qualcosa del genere. Continuiamo a scannarci su questa storia di Sensible Soccer contro Kickoff. E qui lui mette in fila tutte quante le cose che vi ho detto io. No, dice, parliamo dei fatti. Nel 1998 esce Microsoft Soccer, nel 1989 esce Kickoff, che c'ha la visuale dall'alto, poi nel 90 esce Kickoff 2, nel 1991 comincia a uscire Amiga Power, che è la rivista per cui lui lavorava. Lui dice: io a luglio ho fatto la recensione di Kickoff nella sua versione budget e gli ho dato solo 71%, e questa cosa non è piaciuta a Dino Dini. E poi dice: Kickoff 2 ha cominciato a scendere nelle classifiche perché non piaceva a nessuno, fino a che nel 92 è uscito Sensible Soccer, molto molto meglio, lui dice, e alla fine gli abbiamo dato su Amiga Power 93%. E tutti quanti, in tutte quante le classifiche di Amiga Power, Sensible Soccer surclassava Kickoff 2. Poi esce Goal 3, in cui lui dice, una specie di Kickoff 3, in cui è Dino Dini, lui dice, che ha copiato le idee che ha visto in Sensible Soccer, e gli abbiamo dato 82%. Comunque Goal continua a essere surclassato da Sensible Soccer, fino a che poi dopo nel 1994 esce Sensible World of Soccer, che spacca tutto. E questi, dice, questa è la verità. E lui espone le sue verità. Io non so se queste siano verità, ma questo è il punto di vista di Stuart Campbell. Poi magari Di Rodini avrà una visione diversa. Dice: Kickoff non è quello che per primo ha portato i giochi di calcio con la visuale dall'alto, perché il primo è stato Microsoft Soccer. Sensible Soccer non ha ricevuto delle alte recensioni solo su Amiga Power, ma su tutte quante le riviste per Amiga. E ha surclassato Kickoff e Kickoff 2 su tutte quante, in tutte quante le classifiche di vendita. E poi dice che a me non, dice Stuart Campbell, a me non piace come Dino Dini descrive la nostra attività di recensori di Amiga Power come non professionale, campagna d'odio, vile, vigliacca. Non sono mai stato trattato così male dalla stampa nei miei quasi 25 anni di sviluppo, e cose di questo genere. E comunque io in descrizione metterò un link a questa pagina, e quindi voi potrete leggere per bene tutte quante tutti quanti gli scazzi per bene che ci sono stati fra Stuart Campbell e Dino Dini. Ok, andiamo un attimo a vedere molto rapidamente le recensioni che i giochi di Kickoff e Sensible Soccer hanno ricevuto su Amiga Power. Cominciamo con Kickoff. Allora, dove sta? No, 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 eccolo qua. Allora, questa praticamente è una recensione di quando Kickoff è uscito su Amiga in versione budget, e fanno una sorta di paragone, un uno contro uno, fra Kickoff e Gary Lineker's Hot Shot. Alla fine, senza che ci mettiamo a leggere tutto, danno a 71% a Kickoff
e 68% Hotshot. Lui dice che Kickoff è meglio del suo seguito, è meglio di Kickoff 2. La vera differenza fra Kickoff, quello che distingue Kickoff, is more like football. Ok, insomma dice che Kickoff è più una specie di simulazione, mentre Gary Lineker's Hotshot è più un gioco arcade. Ok, però dice che se a questo prezzo comunque varrebbe la pena prenderli entrambi. E quindi in questa recensione, in questa versione budget di Kickoff, Amiga Power effettivamente gli dà 71%. Allora, poi esce, abbiamo detto, Sensible Soccer. Andiamo un attimo a vedere. Allora, la recensione di Kickoff è uscita sul numero 3 di Amiga Power del 1992. Questo invece è il numero 15 di Amiga Power del 1992, in cui c'è la recensione di Sensible Soccer. Allora, andiamo un attimo a vedere com'è. Allora, questo no. Eccolo qua. Allora, è girata, va bene. È messa come un paginone, però non ce ne frega niente. Il punto fondamentale è questo. Il verdetto finale, 93%. Uno dei migliori tre giochi per Amiga di tutti i tempi. E sicuramente senza ombra di dubbio il miglior gioco di calcio mai fatto. Che cosa vi aspettavate? Quindi praticamente dicono: è un gioco fantastico, il miglior gioco di calcio mai fatto, è uno dei migliori tre giochi fatti per Amiga. Ok, a questo punto andiamo a vedere rapidamente la recensione di Goal, che invece è uscita nel numero 26 di Amiga Power del 1993. Allora, dove sta? Ecco. Non ci mettiamo a leggere tutta quanta la recensione. Fanno vedere tutte quante le nuove caratteristiche, come si gioca, si può giocare sia in verticale che in orizzontale, tutte queste cose qui. E alla fine, recensione, 82%. La conclusione è un gioco di calcio molto buono. Ad alcuni piacerà più di qualunque altra cosa, mentre altri lo troveranno ancora i suoi controlli irritanti e torneranno a giocare a Sensible Soccer. Voi sapete quale preferiamo, ma non fatevi ingannare, vale ogni penny che costa. Quindi dicono che sicuramente Sensible Soccer è meglio. Questo rappresenta un grandissimo miglioramento rispetto a Kickoff 2, ma comunque loro dicono che è un buon gioco, un ottimo gioco, e vale ogni penny che costa. Ok, e per finire andiamo a vedere un attimo la recensione di Sensible World of Soccer. Ecco qua, 4 pagine di recensioni. Ok, tutte quante le caratteristiche, scusate, 5 pagine di recensione, non andiamo a leggere tutto quanto, andiamo a leggere semplicemente la recensione finale. Ecco, la recensione finale è questa: il miglior gioco per Amiga mai fatto, 95%, basta. Dicono che è eccezionale, fantastico, e che è il miglior gioco per Amiga mai fatto. Allora, lascio decidere a voi se queste recensioni e questo trattamento che Dino Dini ha ricevuto da parte di Amiga Power rappresentano o no una sorta di campagna d'odio, campagna persecutoria nei suoi confronti.
se devo dire la mia, a conclusione di tutto questo pistolotto, io sono innamoratissimo di Kickoff perché ci ho giocato tantissimo. Sensible Soccer è uscito. Sensible World of Soccer è uscito nel 94. Sensi Soccer è uscito nel 92. Io in quel periodo 93-94 ero già passato al Super Nintendo e con l'Amiga ci giocavo molto meno, quindi il periodo d'oro, diciamo, di Sensible Soccer un pochino me lo sono perso. Ho giocato senz'altro molto di più a Kickoff e quindi ci sono, come dire, affezionato. Però, se devo dire la verità, Sensible Soccer e Sensible World of Soccer sono, secondo me, dei giochi di calcio che sono meravigliosi e sono superiori a Kickoff sotto tutti i punti di vista. E questo vuol dire che sono dei giochi molto belli, perché Kickoff, secondo me, è un ottimo gioco di calcio. Però Sensible World of Soccer è assolutamente superiore a Kickoff, Kickoff 2, Goal, sotto tutti i punti di vista. È molto più preciso da giocare, i controlli sono più precisi, si possono costruire delle azioni, l'azione è meno frenetica, è meno frustrante. Quindi diciamo che è un gioco che secondo me surclassa Kickoff, Kickoff 2 e Goal sotto tutti i punti di vista. Ripeto, i giochi fatti da Dino Dini sono comunque degli ottimi giochi di calcio, a parte Kickoff Revival. Questo non toglie che Sensible World of Soccer sia superiore e ripeto, come diceva anche Stuart Campbell, questa non è un'opinione di parte. Tutte quante le classifiche di vendita e di gradimento dei giocatori e tutte le recensioni di tutte quante le riviste di giochi per Amiga hanno certificato questo, quindi secondo me Dino Dini se ne deve fare un po' una ragione. Ripeto ancora una volta, i giochi di Kickoff sono dei giochi molto molto belli, però Sensible World of Soccer secondo me gli è superiore. Ok, finito questo pistolotto, andiamo un attimo a vedere com'è questa implementazione di Kickoff per Super Nintendo. È un credo di aver capito che sia una versione migliorata di Kickoff 2, anche la copertina. La copertina, come vedete, è quella stessa di Kickoff 2 per Amiga. Dino Dini se n'era già andato da Anko e quindi non compare nei titoli. C'è Steve Screech, che era un altro che lavorava da Anko ed era un amico di Dino Dini, tant'è che compare anche con il nome uno dei nomi degli arbitri del gioco che si potevano scegliere in Kickoff e Kickoff 2 era appunto Screech, ed era l'arbitro più severo di tutti. Ok, finiamola con questa pappardella e andiamo a vedere il gioco, a fra poco. Ok, andiamo a vedere il gioco in sé. Qui sotto c'è un editor. La prima cosa che devo dire è che non mi piace molto questa interfaccia solo con le icone, non c'è scritto niente. E come vedete, qui ho fatto una squadra che ho chiamato chiaramente Longobarda, con grande originalità, e ci ho messo dentro i nomi dei canali come aveva fatto ATP. Da quello che ho capito si possono editare solo i nomi dei giocatori delle squadre di club, non quelli delle squadre nazionali, mi pare. Vabbè, da questo punto di vista devo dire che l'interfaccia è un pochino inferiore rispetto alla versione originale per Amiga. Inoltre le amichevoli mi pare che si possono fare solo quelle fra nazionali. Per giocare fra le squadre di club bisogna fare una specie di lega. Allora andiamo a scegliere la lega. Scegliamo la Longobarda. Ok. E andiamo a fare i match. E vediamo un attimo se è come me lo ricordavo. Devo dire che sono un bel po' di anni che non gioco più a Kickoff. Ok, Napoli ha battuto il Bordeaux 2-1. Naturalmente facciamo una partita sola, non mi metto a fare tutto quanto il campionato. Benfica Barcellona, Bruges contro Madrid, Belgrado Manchester, Marsiglia contro Francoforte, Liverpool contro Monaco,
ed ecco Longobarda contro il PSV di Eindhoven. Qui naturalmente ci stanno le varie cose che si possono selezionare, tipo le formazioni. Fatemi provare un attimo a... come faccio? Ecco qua, 4-4-2. Che faccio? Eccola qua, 4-4-2. E qui ci sono tutti quanti i giocatori di cui ho editato i nomi. Andiamo un attimo a vedere com'è il gioco in sé. Ok, va bene. Arbitro, fuori gioco. Ok. Vediamo un po' com'è. Allora, da quello che ho capito si gioca con due tasti. Mi hanno fatto subito fallo. L'arbitro fa un richiamo amichevole. Ok, dicevo, da quello che ho capito, subito ho persa, si gioca con due tasti, uno per tirare e uno per passare. Il tasto per passare è uscita fuori, sì, esterno della rete. Il tasto per passare purtroppo è anche quello per fare i tackle, e infatti uno finisce per fare un sacco di falli in questo modo. Ho subito fatto un'entrataccia e credo che il giocatore su cui ho fatto l'entrataccia sia infortunato. Infatti era il massaggiatore, fa no con la testa, vuol dire che si è rotto e dovrà essere sostituito. Un'altra cosa che manca rispetto alla versione Amiga è il radar. Nella versione Amiga, ecco, l'arbitro anche qui mi fa solo un richiamo amichevole. Rispetto all'Amiga manca la il radar che c'era sullo schermo per far vedere il resto dei giocatori dove stavano, perché come vedete l'area di gioco è di questo pure è fallo, però il resto del dato che l'area di gioco è piuttosto piccolina, non si riesce a vedere il resto del campo, e quindi per vedere dove stanno gli altri giocatori, ho fatto un altro fallo, per vedere dove stanno gli altri giocatori su Amiga c'era un radar. Anche questo è rotto e deve essere sostituito. Io ho rotto il 9, mi sa che mi becco la munizione. La grafica è migliorata rispetto a Kickoff 2 per Amiga, però è piuttosto simile, anche il gameplay mi sembra abbastanza simile, come vedete, ecco, cartellino giallo, è molto rapido, è praticamente, è molto molto difficile segnare e anche controllare la palla, però devo dire che mi dà... Eccola, dicevo, quelle belle sensazioni, sta risvegliando in me quella bella sensazione di frustrazione che provavo quando giocavo Kickoff su Amiga, quando giravo per casa esultando come un cretino solo perché ero riuscito a... che succede? Solo perché ero riuscito a segnare, che come vedete è un'impresa abbastanza difficile. Però questo è un gioco che non l'ha... non dà veramente sconti, quindi bisogna semplicemente fare tantissima pratica, prendere confidenza con lo stile di controllo della palla. Vai, fanculo, che è, come vedete, abbastanza complicato. La palla non si ferma quando si ferma il giocatore, ma continua ad andare per conto suo, e quindi controllarla diventa veramente un'arte. Inoltre un'altra cosa che è abbastanza, ecco, mi è andata a spatte contro, viala. Un'altra cosa che è piuttosto complicata è giocare con il... oh, che cazzo fai? Ma che ti sei addormentato? Ecco, mi hanno fatto fallo. O l'ho fatto io. Ho fatto fallo. In area, rigore. Un'altra cosa che rende un po' più complicato questo giocare in questa versione è ma già tre rotti? Mi pare che ci stanno solo due sostituzioni.
Un'altra cosa che rende complicato giocare questa versione è che non si usa il joystick, si usa il pad e questo è un pochino più. Un altro cartellino giallo. Rigore, vediamo se riesco a pararlo. Ah sì, come nella versione Amiga. Ah, palo! Beh, la puoi prendere. Scemo, perché non è andata a riprendere la palla? Come nella versione su Amiga. Che Christian, però. Vaffanculo. Fuori. Come nella versione Amiga appare la freccetta che indica il. Cristo. Indica la direzione in cui tirare, in cui tiriamo il rigore o in cui la tira il computer all'avversario. E che questo non era niente, dai. Quindi, come dicevo, il gioco è estremamente rapido, estremamente frenetico e questo lo rende particolarmente difficile. Quindi, dicevo, questo è un gioco che non si può, non si può provare così come casual player, ma bisogna allenarsi, fare pratica e imparare come si gioca e imparare tutte quante le tattiche, cacchio. Effettivamente quest'area di gioco molto piccola rende difficile capire come sviluppare un'azione. Sono riuscito a tirare in porta. Però, come vi dicevo, questo vecchio gioco sta risvegliando in me quella bella sensazione di frustrazione che c'era in questi vecchi giochi in cui non c'era nessun, non si faceva nessuno sconto. L'unica cosa che dovevi fare era get good. Se non riesci a segnare, so cavoli tuoi. Fai pratica, impara, diventa bravo e poi ne riparliamo. Se non riesci a segnare è per colpa tua perché non sei abbastanza bravo. Cacchio. Si può anche controllare la palla leggermente per qualche istante, per qualche frame dopo che è stata lanciata, gli si può dare un po' d'effetto. Attenzione a non fare i falli. Epla. Qui inoltre il gioco è tradotto in inglese, quindi mancano quei begli errori di traduzione che erano diventati uno staple praticamente di Kick-Off su Amiga. Si poteva scegliere la lingua, naturalmente in italiano c'era il famosissimo cartellino Gaillo, il calcio d'angalo e mi pare che ci fosse anche la rimessa laterale, se non vado errato. Bei tempi. Tenendo il tasto del passaggio premuto. Oh, ma quello mi ha fatto fallo. Subito prima di prendere la palla, si può bloccare la palla e poi lasciandola si fa partire il passaggio. Ah, sono riuscito a segnare. Incredibile. Action replay. Che devo fare? No, non ho voluto vedere il replay. Vabbè. Comunque sono riuscito a pareggiare. Incredibile. Sì, dicevo, a parte la grafica che è un po' più colorata, un po' più dettagliata, perché chiaramente è il Super Nintendo, manca, come vi dicevo, il radar per vedere dove stanno gli altri. Che è successo? Chi ha fatto fallo? L'ho subito? L'ho fatto? Non ho capito. L'ho subito. Ok. Si è rotto il numero 11. Adesso dovrei scegliere con chi sostituirlo. Qui non ce lo fa vedere, ma si prende tutto il tempo fino a che il giocatore non esce dal substitute with 12. Sì. Si prende tutto il tempo fino a che il giocatore non esce dal campo. E si prende anche tutto il tempo fino a che il giocatore non rientra in campo. Un'altra cosa che effettivamente manca rispetto alla
alla versione per Amiga è il fatto che non dice i nomi dei giocatori. Ecco, cacchio, mi hanno segnato. Quindi sotto uno può anche cambiare i nomi dei giocatori, ma li vede solo quando fa la quando vede la formazione, perché durante il gioco c'è scritto sempre giocatore numero 11, giocatore numero 12, ecco, fine primo tempo e così via. Quindi anche da questo punto di vista la presentazione del gioco è un pochino inferiore rispetto alla versione Amiga, quindi cambiare i nomi dei giocatori alla fine non serve a granché. Giù in basso a sinistra durante il gioco c'è scritto solo numero 1, numero 2, numero 3 e così via. Bene, fallo giocatore numero 10. Chiunque esso sia. Anche questo si è rotto. L'ho rotto io, sì. Naturalmente ci stanno vari arbitri con varie severità. Il peggiore che io mi ricordo era Screech, e con quello ogni fallo era un'espulsione praticamente. Meno male che i portieri sono bravi. Naturalmente si possono fare anche colpi di testa, cose strane. Cacchio. No, perché? Vaffanculo. Appena si perde la palla, il tasto che uno tiene premuto per fare il passaggio diventa il tasto per fare i tackle scivolata, in scivolata, e quindi fai subito fallo. Ma io non volevo far fallo. Però effettivamente avendo due tasti rispetto a un solo tasto del joystick dell'Amiga, un pochino più di controllo ce l'hai. Piala. Quindi vi dicevo, effettivamente rispetto alla versione Amiga di Kickoff 2, questa versione per Super Nintendo ha un gameplay molto simile, però è un pochino inferiore per quanto riguarda la presentazione. La grafica è un po' migliorata, però tutto lì. Ah, oh, e muovete, cazzo. Perché non te muovi? Perché è rimasto fermo? Però ecco, questo, il gameplay è molto simile. Che vi dicevo, mi dà quella bella sensazione di frustrazione che mi riporta alla mente i vecchi tempi con l'Amiga, e quindi mi sta facendo venire voglia, arco Giuda, di fare una puntata in real hardware. Quindi mi sta venendo l'idea di fare una puntata, tirare fuori l'Amiga, tirare fuori il vecchio, quella miseria, joysticone, il mausone, e magari fare una partita, fare una puntata in cui faccio, cazzo, vaffanculo, provare a fare una partita back to back gol contro Sensible World of Soccer. Questa sarebbe una, cazzo, questa sarebbe una puntata interessante su real hardware, quindi con il joystick, provarlo con tutta quanto l'armamentario che avevamo a disposizione all'epoca. Cazzarola, ma non riesco a fare niente. E vedere un attimo, perché come vi dicevo, io a quei tempi, quando uscirono Sensible World of Soccer e anche Goal, io era un bel po' già che, vaffanculo, che l'Amiga lo usavo sempre meno, quindi non è che ci ho giocato granché a questi due giochi. E quindi sarebbe carino fare una puntata in cui li riprovo. Cazzarola, 3-1, e vedere un attimo come sono. Sicuramente il migliore risulterà, come vi ho detto, essere Sensible World of Soccer, perché mi ricordo che era
fatto veramente bene. Però Goal, ecco, non l'ho provato granché. E quindi vedere un attimo com'è venuta l'ultima fatica di Dinodini, quando ancora era Dinodini, quando ancora sviluppava bei giochi 2D di calcio per Amiga. Cazzo, ma non riesco proprio a passare da campo. Cristo. Come vedete, il fatto che l'area di gioco è molto piccola ti rende molto difficile anche vedere quando arrivano i giocatori, anche perché poi i giocatori non variano la loro velocità, non è che rallentano o accelerano, vanno sempre a 1000, sempre alla solita velocità. Ecco, questo è il fallo che ho subito. Si è beccato il giallo. E quindi con quest'area di gioco così piccola è difficile vedere quando gli avversari ti vengono addosso, perché entrano nello schermo a velocità folle e quando ti sono addosso è già troppo tardi. E questo ti rende... chiappala. Ti rende anche difficile costruire azioni, chiaramente. Oltre al fatto che il controllo di palla è veramente... la miseria ladra! È veramente un inferno. Bisogna prenderci tantissima mano per riuscire a far cambiare direzione alla palla. Bisogna dare dei tocchettini, bisogna allontanarsi dalla palla quando non la controlliamo, cambiare direzione e poi toccarla nell'altra direzione. Oh no, cazzo, rigore. Poi con questo fatto che il tasto del teco scivolato è lo stesso del passaggio, ti fa fare una marea di falli. Non ricordavo di fare tutti questi falli su Amiga, ma forse ricordo male. Un altro rigore. Aspettiamo che il giocatore rientri. Mi sono beccato un altro giallo. Vediamo che devo fare. Per parare bisogna tirare in varie direzioni. Adesso io non mi ricordo. Ok, me l'ha tirato addosso. Meglio così. Sta per finire il tempo regolamentare. Impossibile riuscire a controllare la palla. Loro fanno la peggio melina e io non riesco a imbroccarne una. Ok, full time. Vabbè, direi che può bastare così, 3 a 1. Quindi, vabbè, andiamo avanti, vediamo che succede. Abbiamo perso 3-1 col PSV Eindhoven. Che succede se vado avanti? A Dinamo di Kiev. Ok, e mo che succede? Giocano il ritorno. No. Sì, hanno giocato il ritorno, ok. E queste sono quelle che sono passate. Vabbè, quindi noi adesso in teoria dovremmo giocare il ritorno con... Credo. Col PSV Eindhoven, sì. E se ribaltiamo il 3-1 dell'andata, dovremmo riuscire a passare. Vabbè, però non mi metto a farlo perché è un pochino difficile, insomma, ci vuole un pochino più di pratica. Ok, quindi caro ATP, questo è il gioco. Se deciderai di portare un kick-off, però io ti consiglio di vincere le tue reticenze, vincere le tue paure e portare la versione per Amiga. Prendi Kick Off 2, magari Final Whistle o qualcosa del genere, queste espansioni che sono uscite, che c'erano anche il fuorigioco, altre squadre, com'era che si chiamavano? Return to Europe, questi data disk di Kick Off 2, oppure usa direttamente Goal.
che dovrebbe essere l'incarnazione più moderna e meglio fatta di Kick-Off di Dino Dini, sua amica. Provalo un attimo, chiaramente vedrai che ci vorrà un bel po' di pratica per riuscire anche semplicemente a fare un gol. Non è un gioco per casual gamer, insomma, va studiato, bisogna impegnarsi per riuscire a capire come si gioca. Tutto sommato, però, devo dire che questa versione non è malaccio, ricorda un po' i vecchi fasti del gioco per Amiga, anche se la presentazione, le icone e tutta quanta l'interfaccia è un po', insomma, sembra tirata via. Però, insomma, a parte questo, il gameplay in sé è molto molto simile. Ok, devo dire che è stato molto divertente. Ci vediamo alla prossima, ciao!